Vi prego, ditemi che non è vero: tra il monumento ai Caduti e il tempio Voltiano non si può. Così l'ex sindaco di Como Mario Lucini ha affidato a Facebook, scatenando il dibattito, il proprio no alla ruota panoramica che il Comune vuole far installare ai giardini al lago tra il tempio Voltiano e il monumento ai Caduti. Un no che riguarda non tanto la ruota in sé, quanto la sua collocazione. Ma come spiega Lucini, si fa un gran parlare di cancellate per mettere in sicurezza l'aria e preservarla dai vandali e poi ci si fa avanti con un'idea del genere che manca di rispetto alla qualità e al significato del monumento di Terragni. Si parla di una ruota panoramica di oltre 30 metri, esattamente quanto misura l'opera del genio razionalista. A suo tempo la mia giunta aveva più volte ricevuto richieste analoghe, ma abbiamo sempre negato l'autorizzazione, proponendo inascoltati come alternativa Viale Corridoni. Sempre ai giardini al lago, ma in una zona più defilata, fuori dall'area di rispetto che un monumento alla memoria dei caduti come quello di Terragni richiede, conclude l'ex sindaco. Un avviso di selezione pubblica per l'installazione di una struttura in concomitanza con la realizzazione della rassegna estiva 2018 è stato diffuso nei giorni scorsi dal Comune su proposta del settore commercio di Palazzo Cernezzi. Il periodo di attività della ruota panoramica è previsto dal 26 agosto al 16 settembre. Le imprese interessate potranno presentare la relativa domanda entro lunedì prossimo 13 agosto. Nella composizione della graduatoria che sarà approvata entro il 20 di agosto costituirà a titolo preferenziale un diametro della ruota superiore a 30 metri e un ridotto impatto acustico.